Un momento solo. Accendi il lume. Avete avuto un po' di paura prima giù in strada? I miei bravi paesani. Chi li frena col vino buono? Ma se uno li conosce. Brava gente, in fondo. Qui noi donne ci rispettano. Sapete come dicono? Cassenton due volte uomini perché non avete assegno due volte femmini. E si sentono due volte uomini perché noi siamo due volte donne. Su, sedetevi. Grazie. E di che? Lo so perché parlate tanto. Ma c'è male? Su, sedetevi. Adesso tiro fuori il rosolio dei momenti brutti e parliamo con calma di quello che sta succedendo e di quello che si può fare. A che ora dovete tornare in albergo? Vostra madre starà in pensiero. No, sa che venire da voi. Ah, benissimo. E dopo vi riaccompagnerò io. È buono, bevi. Oh, scusate. Sono contenta se ci diamo del tu. Uffa, anch'io. Mi sentivo stonata. Non ho gli anni per essere una zia. E in fondo siamo quasi parenti. Oh. Questa non la dovevo dire. Peggio di una scemenza. È una volgarità. Bene, parliamo allora come i signori, che non si credono mai volgari, anche quando fanno le mascalzonate. Bevi, se no mi chiudo la bocca davvero. L'hai sentito prima, in teatro? Carlo tornerà da Vienna in settimana. Potrai rimanere a Parma fino a quel giorno. Aspetterò. Tua madre non ti costringerà a ripartire. Mia madre... La vorresti diversa, eh? Ti ha insegnato senza volerlo una grande verità. Che si può amare una persona senza stimarla. E hai imparato anche da qualcun altro. Se gli devi parlare con tanta urgenza, forse ho capito il motivo. Aspetti un figlio, vero? E lui deve saperlo. Credi? Sei sorpresa, eh?
Avresti preferito... Allora, quando lui diceva di amarmi, mi sono chiesta più di una volta che cosa avrei fatto, trovandomi nelle tue condizioni. E lo chiedevo, e non sapevo rispondermi. Un figlio suo, e chi ci rinuncia? Mi rimarrà sempre, anche se non vedrò più lui. Ma poi pensavo, non sono troppo egoista. Non lo metto con le spalle al muro. Non è colpa sua se non potrà mai goderselo questo figlio. E ha tanti nemici attorno. A cominciare da sua moglie. Parli come mia madre. Anche lei vorrebbe che me ne liberassi senza dirglielo neppure. Non farmi arrabbiare. Te lo sto consigliando. Ma tu hai detto... Ti ho detto quello che sentivo io. E così forse avrei fatto. Ma per te è diverso. Carlo ti ama. A me lo diceva solo di amarmi. E io fingevo di credergli. Perché lo amavo io. E non volevo rinunciare a lui. Forse è per me la stessa cosa. No. Mi è bastato vedervi insieme. Come lui ti guarda con tenerezza, con desiderio, ma anche con paura. Sì, lui che non teme niente e nessuno. Con te non si sente più sicuro. Sa che potresti fargli commettere una pazzia. Io. Ma io sono soltanto... Una cara ragazza, come ce ne sono tante, d'accordo. Ma per lui sei la sola. Se è così, gli dirò la verità. E se lui non lo volesse, questo figlio? Non lo so quello che farò. Ma dovrà chiedermelo lui. Siamo lieti di rivedervi, Altezza. E grati a Dio per il proficuo viaggio. Proficuo? Staremo a vedere. Comunque il viaggio è andato bene. Sì, forse meglio delle previsioni. Sua maestà l'imperatore gode buona salute? Oh, di salute sta benissimo. Ma si illude se crede di aver ristabilito la supremazia dell'Austria nella Confederazione Germanica. Anche se la Prussia, Olmutz, è andata a Canossa. Due potenze reazionarie che si combattono invece di allearsi contro la rivoluzione. La Russia garantirà un saggio equilibrio anche in avvenire. Fino a che le conviene. Ma la Prussia ha Bismarck e Francesco Giuseppe non ha più Metternich. Beh... Riprenderemo questi lungimiranti discorsi in sede più opportuna. Ho qualcosa di urgente da comunicarvi. Il Consiglio della Corona è convocato fra un'ora. Ci penso io ad avvertire la duchessa. Ha qualcosa in mente.
Ci tiene a riferire il buon esito della sua missione. Io ho imparato a temerlo, oltre che a disprezzarlo. E voi dovrete fare lo stesso. Voi credete che... Fra un'ora sapremo. Stiamo in guardia per la tranquillità della duchessa. E del ducato. Rileggi. E le petite garçons qui tournent le coin. Coin. Coin, nasale. Coin. Papà! Come stai? Principino! Buongiorno. Ben arrivato. Dovrei essere molto arrabbiato con te. Non hai sentito gli squilli? Ero sicuro che mi saresti venuto incontro. Io volevo, papà, ma la mamma... Sì, sono stata io a trattenerlo. Aveva la sua lezione di francese e sapeva che saresti venuto subito a salutarci. Bene. Ma un'altra volta voglio che tu mi venga incontro. E di gran corsa. Certo, papà, lo farò. Vai a giocare adesso. Tua madre ha da fare. Ho convocato il Consiglio della Corona. Fra 50 minuti. Com'è andata a Vienna? Lo saprai fra 50 minuti. Non sono un'estranea. No, tutt'altro. E te l'ho già detto una volta. Non sperare di strapparmi mio figlio. Soragna? Prego. E anche voi. Scusate il ritardo. Non sono abituata alle convocazioni da caserma. Nessuna prevenzione contro le caserme. Vi si respira un'aria forse migliore che in questo palazzo. Altezza, durante la vostra assenza... Oggi sovvertiremo la prassi. Mi preme troppo informarvi sulla mia missione a Vienna. E sulle sue conseguenze. Anzitutto, sono lieto di riferirvi che Sua Maestà l'Imperatore mi ha accolto con simpatia e benevolenza. Mi ha perfino invitato a pranzo. Non è poco per chi conosce le sue abitudini. Mi ha detto, bontà sua, che conta molto sulla nostra illuminata fedeltà. Sono le sue parole. Benché non ignori le tentazioni a cui siamo sottoposti per venir meno ai nostri impegni dinastici e politici. Altezza. Non siate impaziente, Ward. Arrivo al dunque. Sì, il Regio Imperiale Governo autorizza in via di massima le riforme sociali e fiscali nel territorio del Ducato. Oh, meno male. Soragna? Anche se le nostre riforme puzzano di zolfo, come le ha definite il primo ministro Schwarzenberg, che teme in ogni novità una minaccia di rivoluzione. Ma così i possidenti, i commercianti, ci diventeranno nemici. Perché? Finora sono stati amici, mentre i contadini, i piccoli artigiani, gli operai, forse lo diventeranno. E come ministro agli interni nessuno lo spera più di me, Altezza. Io ne dubito. Vedremo. Riassesteremo il bilancio dello Stato. Le riforme daranno un gettito ingente. Per che farne? Anche per aumentare l'efficienza delle forze armate ducali. Vero, Rousselot? Ah, dimenticavo. La cosa non vi interessa più personalmente. Non capisco. Questo memoriale, a firma colonnello Rousselot, è stato inviato a Vienna dall'ambasciatore austriaco De Bruck,
sebbene con parere personale negativo. E sapete con quali parole Schwarzenberg me lo ha restituito? Ecco le persone che vi sono accanto sul trono di Parma. I più vicini sono i primi a tradirvi. Già, perché di vero e proprio tradimento si tratta. In cui sono personalmente implicati perfino... C'è forse la mia firma? Ma vi si dichiara che accettate la reggenza? E non c'è nemmeno la mia di firma. Ma non basta. De Broek mi sarà testimone che io come ministro agli esteri l'ho messo al corrente per iscritto di voci di un complotto nell'ambiente di corte. E questo prima ancora che voi, Altezza, partiste per Vienna. Una detronizzazione. Già, o meglio, un vergognoso e ridicolo tentativo. L'ambasciatore De Broek naturalmente sarà subito richiamato a Vienna. Ma prima... Prima testimonierà sulle vostre dichiarazioni, d'accordo. Quanto a voi, Rousselot, vi destituisco con decorrenza immediata e vi condanno all'esilio. Godetevi pure immeritatamente la pensione del grado, ma fuori dai confini del Ducato e col divieto di rientrarvi, se non volete essere processato per tradimento da una corte marziale. Altezza. Saranno esiliati anche tutti i funzionari francesi, civili e militari, nominati a vostra richiesta. E ora andatevene. La vostra presenza mi disgusta. L'argomento Francia riguarda anche voi, illustre consorte. Da questo momento vi faccio formale divieto di intrattenere qualsiasi rapporto con vostra madre, la duchessa di Berry, e con vostro fratello, il conte di Chambord. E voi osate? Come principessa e come donna vi esorto a conservare la dignità anche nel momento della sconfitta. La contessa Caimi cessa dalla sua carica corte ed è confinata nelle sue terre di Felino. Avete finito? Ho finito. Altezza, io... Dopo, Soragne. Avremo tempo per parlarne. Dovevo salvarmi se il memoriale falliva. Era l'unico modo per restarvi accanto. Se permettete, vi ammiro. Novità all'albergo della posta durante la vostra assenza. È successa una disgrazia. Il colonnello Smooker, ubriaco, è caduto dal ballatoio ed è morto. Una disgrazia? Certo. Opportuna, direi. Ma c'è dell'altro. Sono di nuovo a Parma la contessa Vernaldi e sua figlia. Se mi è consentito, questa faccenda ormai... È un mio problema personale e non permetto a nessuno di ficcarci il naso. Thank you.
Finalmente! Non è stato facile convincere sua madre a lasciarlo uscire a quest'ora. Ma Camelli non doveva parlare con... Lei si è rifiutata di incontrarlo. Emma. Vi prego, non parlate più così di me e di mia madre. Io non sono una bambina. E lei non è la donna che pensate. Tornerò verso mezzanotte. Ti prego, rimani. Emma. Quello che devo dirti. Grazie, Rita. Che ti ho fatto? E pensare che durante tutto il viaggio non ho sognato che il momento in cui saremmo stati di nuovo soli, come stasera. Che volevi dirmi in presenza di Rita? Appena ho saputo del tuo arrivo qui a Parma, ho pensato che tu avessi trovato un pretesto per rivedermi, dopo avermi aspettato inutilmente a Firenze. Ma io ti ho scritto spiegandoti perché per qualche tempo non potevo venire. A proposito, quell'Andrea Smucker, sempre fra i piedi lì, in casa vostra. Non si tratta di gelosia, ma la sua presenza. Uffa, magari si tratta proprio di questo. Perché non dovrei essere geloso? Ti amo. Carlo. Mi costringe a parlare, parlare, invece di buttarmi le braccia al collo. Ci ritroviamo finalmente e ce ne stiamo qui come due estranei. A Rita non ho avuto bisogno di dirlo. Sì, un figlio tuo, Carlo. Io sono una bestia. Avrei dovuto capirlo subito. Un figlio nostro. In altre circostanze mi avresti reso l'uomo più felice del mondo. Ascolta, Emma, parliamone con calma. Io voglio essere sincero con te e con me stesso, a costo di soffrirne per primo. Questo bambino... Io non me ne vergogno. E nemmeno io. Per chi mi prendi? Ma non lo vuoi. No, non lo voglio. E mi sarebbe facile fingere il contrario. Lo terrò per me. Sarà soltanto mio. Tua madre sa, Rita sa. E anche se loro non parleranno. Solo a questo pensi. Allo scandalo. Ma non capisci che sarei costretto a non vederti più. Sarebbe l'unico modo di chiudere la bocca a tutti. Disinteressarmi di te e del bambino. Smentire con la mia indifferenza ogni calunnia. Tu hai una strana facoltà. Mi trasformi in nemico di me stesso. Fin da quella sera in Versilia. Mi fai dire e fare cose che io non vorrei mai né dire né fare. Eri la mia gioia vera. La mia felicità senza rimorsi. E così ti voglio, così devi essere, perché io non rinuncio a te. Mentre io dovrei rinunciare al mio bambino. Non puoi farlo per me. Sono io, Rita. Sì? Mi manda Camelli, c'è una carrozza in via Santa Brigida. C'è stata una lite fra Ward e Pallavicino e vi aspettano subito a palazzo. Domani sera, Rita verrà a prenderti alla stessa ora. Ti amo. Non dimenticarlo mai. Qualunque cosa succeda, ti amo.
Emma. Riaccompagnami, ti prego. Non ti fidi più di me. Riaccompagnami. Perché agire in questo modo? È assurdo, non è giusto, ecco. Se gli hai promesso di rivederlo domani sera. Non gli ho promesso niente. Ma non gli hai neppure detto il contrario. E lui andrà a casa di Rita con la certezza di trovarti. Quando saprà che sei partita senza una spiegazione. E non è una partenza la tua, è una fuga. Hai paura di lui adesso? Non sei più così sicura di quello che pensi e di quello che senti? Prepara la tua valigia, mamma. Emma. Se no partirò sola. Sfoga pure i nervi nel preparare la tua. Ma sforzati anche di riflettere. Partire in piena notte? E in che modo? Con quale mezzo? Ah, meno male. Vedo che torni a ragionare. E forse domattina, pensandoci meglio... Domattina partiremo. Al più presto. Emma, cara. Mamma, io ho già ragionato abbastanza. Non c'è bisogno di altre spiegazioni tra me e Carlo. Ma se mi hai detto che stasera... Abbiamo capito benissimo. Tutti e due. Ho capito anch'io, povera figliola mia. Tu non vuoi liberarti del bambino e lui ne approfitta per liberarsi di te. Sì, forse è così. Perché mi offendi? Pensi che tua madre abbia il cervello e la sensibilità di una gallina? Sei tu che non vuoi vedere le cose come stanno. Adesso lo conosci fino in fondo, l'uomo di cui ti sei per nostra sventura innamorata. È un libertino, un mostro di egoismo, che dovresti solo disprezzare e dimenticare. Ed è questa la vera ragione per cui dovresti liberarti di suo figlio. Nessun legame con lui. Cancellarne perfino il ricordo. Mamma, io ho bisogno di te. E io non voglio aiutarti, forse. Io non vedrò più Carlo, ma il mio bambino nascerà. Ma cosa diremo, tuo padre? Sparirò da Firenze. Direi che sono fuggita. Tu sei pazza. Forse non sono stata una buona madre. Ma se pensi che io possa abbandonarti... Non l'ho mai pensato. E non lo penserò mai. Dobbiamo dormire adesso. Domani viaggeremo tutto il giorno. Ah, domani mattina appena sveglia avvertiremo Andrea. Eravamo d'accordo che saremmo ripartiti insieme. Avete capito? Che vi dicevo? Ecco le valigie. Buongiorno, Andrea. Vi avremmo avvertito prima, ma abbiamo deciso solo stanotte. L'albergatore mi ha informato. Non è troppo disturbo per voi? Potete ripartire così da un momento all'altro? Purtroppo non posso. Il suo conto è pronto, signora. Ah, per la carrozza trattate voi col vetturale. Hanno certe pretese. Insomma, aspettatevi un bel salasso. Sono troppo indiscreta se vi chiedo perché non potete ripartire con noi.
Emma e io ci contavamo. È vero, Emma? Certo. Mi dispiace molto. Moltissimo. Fra due giorni mi ha convocato a corte il ministro Ward. Oh, sì. Capisco. E allora ci rivedremo senz'altro a Firenze. Mio marito vi aspetta con ansia. Non dimenticatelo. Grazie. Ripartirò subito, appena parlato con Ward. Avete ragione di tacere. A voi non importa che io torni presto o tardi, o che non torni affatto. No, questo non è vero. E anche se lo fosse, io non vi sto chiedendo niente. Ma io vi vedo soffrire. Per chi o per che cosa non lo so, e non voglio saperlo. E questo non lo sopporto. Non avete chiuso occhio tutta la notte, vi si legge in volto. E adesso questa partenza improvvisa... Andrea, io sento che voi siete l'unica persona con cui forse sarò un giorno del tutto sincera. Gli uomini che ho conosciuto finora non posso stimarli molto. A cominciare da mio padre. Siete mio amico. Per me lo siete. Ecco fatto. Vogliamo andare, Emma? Allora, a Firenze. Vi accompagno alla carrozza. Grazie. E speriamo che torniate presto. Parma vi aspetta. Luca sta facendo il nostro gioco. Con queste misure fiscali si dà la zappa sui piedi e Ward gli mina il terreno sotto. 10% sui negozianti. Ma questo non è un prestito, è una taglia. Per te il 15%. E c'è scritto, per i redditi superiori alle 2000 anni. Oh, di su, mi fai i conti in tasca? Va. Certo che la popolazione si risentirà moltissimo. Una parte almeno. Oh, che ridere. Carlo di Borbone, advento socialista. Comunista addirittura. A Torino dicono che lo è sempre stato. Sì. Si interessano molto alle faccende nostre. Sì, ma con buona pace di Cavour spetta a noi affrontarle e risolverle. Oh, i gesuiti ci daranno da fare, eh? Abolizione di ogni possesso e privilegio delle organizzazioni pie. Già si odiavano col Duca, figuriamoci adesso. Per quanto riguarda i gesuiti, la penso come lui. Come alleati involontari servono anche loro. Beh. Finché servono, perché poi... Pa! Dai, mo! Sentite. Che il Borbone sia generale ultime simpatie dei sudditi agiati, siamo tutti convinti. Ma dobbiamo preoccuparci anche degli altri, delle classi povere. Potrebbero fraintendere, crederlo davvero un sovrano socialista deciso a sostenere le loro rivendicazioni. È un pericolo da cui dobbiamo difenderci. E possiamo farlo. Spiegando a tutti che il Duca non destinerà un soldo ai bisogni dei poveri e che vuole insanguare le casse dello Stato solo per avere più margine ai suoi sprechi e alle sue follie, a cominciare da un esercito di 8000 uomini, dove 1000 sarebbero troppi. E questo occorre farlo subito, cominciando da domani e arrivando dappertutto. Che c'è, Carlo? Finora vi sono stato a sentire e non ho aperto bocca. Tutto vero, tutto giusto, se si trattasse di prepararsi a lottare. Ma l'idea era un'altra. E contro i morti non c'è bisogno di combattere. Io gli do ragione. Non è il momento. E perché? Quel giorno tutti devono essere contro il Duca. Un gesto liberatorio che esprima la volontà di tutti. O che sembri esprimerla. E quando verrà quel giorno? Presto, ne sono certo. Ma per quello che c'è da fare nel frattempo, tu sei più utile di tutti noi. Come borghesi siamo meno credibili. E tu un fanatico che può convincere chiunque. Allora, d'accordo? Benissimo. D'accordo.
Fra un mese. Alla stessa ora. Una parola, capisci? Io torno lì, busso. E il cuore mi batteva, non mi era mai capitato. Rita mi apre. Non c'è. È partita stamattina. È venuto a dirmelo un fattorino dell'albergo della posta. Sì, capisco che era sconvolta per la storia del bambino, ma dovevamo ancora parlarne, non avevamo deciso niente. Altezza. Piantala! Che volevi dirmi? Forse le avete dato un'impressione diversa. Che aveste già deciso. Secondo te che avrei dovuto dirle? Di tenerselo il bambino? No, ma lei vi ama. E me lo dimostra scappando per non incontrarsi con me. Io ho bisogno di Emma. Sai, quando uno ha bevuto e mangiato troppo e ha la nausea, la gola arsa. Se non hai un sorso d'acqua fresca, e da qualche tempo io sto bevendo e mangiando solo veleno. Sono un cinico, d'accordo? Ma io non ho mai creduto a questa legge primordiale, a questo istinto della maternità che convince una donna ad annullarsi e a rinunciare a tutto il resto. Beh, le coincidenze esistono, no? E chi dice il contrario? Arriviamo fino in piazza? È una bella giornata e ci sarà parecchia gente per il concerto. Sarebbero contenti di vedervi. Vuoi dire che farei bene a farmi vedere? Non ne ho voglia. Quando partiamo per Firenze? State scherzando. Credi? Fra la clientela legittimista del caffè degli svizzeri, forse non tutti ammiravano il duca senza riserve, benché gli fossero lealmente devoti. I suoi screzi familiari, il suo libertinaggio, il suo gusto dello spreco erano noti e non raccoglievano certo approvazione. Mentre i liberali e i patrioti che si riunivano nel caffè Ravazzoni erano tenaci e immutabili nei loro sentimenti di deprecazione e di odio per il tiranno. Emma non è una ragazza come un'altra. Ti proibisco di parlarne in questo modo. Nessuna donna mi ha mai fatto sentire... Certo. Buongiorno, Altezza. Mi è arrivata da Firenze. Dentro c'è una lettera per voi. E anche adesso, mentre ti dico addio, voglio ripeterti che non mi sono mai pentita
che non ho mai desiderato di non averti conosciuto, che non rinnego nulla di quello che è stato. Sono fuggita, è vero. Ho voluto evitare un ultimo incontro. Ma non perché temessi di affrontare la tua ira. Temevo che tu mi convincessi a rinunciare alla nostra creatura. Un figlio che non potrà mai essere tu. Io sono sola e libera. Posso dedicarmi interamente a lui, sacrificarmi, farne la mia ragione di vivere. Lui non saprà mai niente di te, ma io gli insegnerò a volerti bene lo stesso, perché te ne ho voluto tanto. E non so se troverò la forza di non volertene più. Non saremo mai un pericolo per te, né adesso, né in avvenire. E pertanto le saline di Salso Maggiore e le miniere di carbone del Berceto, da considerarsi a tutti gli effetti proprietà nazionale, come ogni ricchezza del sottosuolo. Altezza. Se non sbaglio, vi avevo diffidato dal ficcare il naso nelle mie faccende personali. Rammento benissimo, ma non ho nulla da rimproverarmi. Fingete di non capire? Non sono così stupido. La contessa Vernaldi e sua figlia sono tornate all'improvviso a Firenze. Questa partenza non era prevista. Non ne sapete nulla? Ne sono al corrente. Ah, ecco. È il vostro intervento che l'ha provocata. Nessun intervento da parte mia, di nessun genere. Ward. Sono stato informato a partenza già avvenuta. E da chi? Da Andrea Smucker, che ha accompagnato le signore nel viaggio da Firenze a Parma e le ha viste lasciare l'albergo della posta. Andrea Smucker. Ho sempre sospettato che siate stato voi, e non Pallavicino, a sistemarlo in casa Vernaldi. Con tutto il rispetto, Altezza, state esagerando. Egregio barone Ward! E io non sono un brocco da domare a furia di strapponate. Andrea Smucker non è un informatore e nemmeno mio uomo di fiducia. Dovevo chiarirgli le circostanze della morte di suo padre e anche rassicurarlo sul nostro fermo proposito di rispettare al momento opportuno gli impegni finanziari che lo riguardano. Immagino che questo inestimabile giovanotto sia già ripartito a sprombattuto per Firenze. Non ancora. Sta sistemando i debiti e la tomba di suo padre con la somma che gli ho anticipato io. E questo, ammesso che lo sia, è l'unico modo con cui mi sono permesso di ficcare il naso nelle vostre faccende personali. Se ne siete convinto, lasciate che io mi preoccupi per voi con la sincera devozione di sempre. Questo arrivo e partenza inattesi, una spiegazione deve esserci. È certo è contenuto in quella lettera. Non volete informarmene? Perché se è quella di cui mi è balenato il sospetto, io... Voglio conoscere questo Andrea Smucker. Domattina alle 10, nel mio studio. Ho già espresso ad Andrea Smucker le nostre condoglianze per la tragica scomparsa di suo padre. E lui ha dovuto ammettere che solo il caso può esserne incolpato. Il caso e il comportamento a dir poco bizzarro del colonnello Smucker, ispiratore di inevitabili pettegolezzi e maldicenze. È morto, signor ministro. Il giovanotto ha ragione, Ward. Lasciamo che il colonnello Smucker riposi in pace e occupiamoci di suo figlio, piuttosto. Mi sono già fatto garante della vostra benevolenza. Ma forse lui non ne è convinto. Non vedo perché non dovrebbe. Ce lo dirà lui stesso. Vero, Smucker? Coraggio. Il coraggio mi occorre solo per vincere il mio pudore. Conosco le mie origini e anche se non sono certo l'unico bastardo di sangue borbonico, so che la mia esistenza rappresenta un pericolo, la minaccia di un potenziale scandalo. Ma io non farò mai nulla per sfruttare questo segreto. Mi sono perfino ribellato a mio padre quando voleva farsene un'arma per raggiungere i suoi scopi. Vorrei soltanto che non ci fossero più attorno a me né dubbi, né timori, né sospetti.
Sono Andrea Smucker e tutto il resto l'ho dimenticato. Bisogna dire che... E quali sarebbero i vostri progetti in futuro? Devo intanto completare il mio lavoro a Firenze. Già, in casa Vernaldi, se non sbaglio. Vi avete trovato buona accoglienza? Il conte Vernaldi apprezza la mia collaborazione e mi tratta molto amichevolmente. E la sua famiglia? Mi illudo di essere considerato un ospite gradito. Altezza? Il marchese Pallavicino, che venga subito, per favore. Altezza, vorrei prima... Non vi ho dato un ordine? Mi piacete. E certo sarei il primo a stupirmi se dovessi ricredermi sulla vostra franchezza e lealtà. Ma Andrea Smucker può aspirare a qualcosa di meglio di un oscuro lavoro di ricercatore araldico. Merita molto di più. Che cosa, per esempio? Altezza, voi conoscete Andrea Smucker? Certo. È funzionario del mio ministero, da poco assunto su proposta del barone Ward. E attualmente destinato, sempre su proposta del barone Ward. Sì, ma adesso Ward ha cambiato idea. O meglio, sono io che l'ho cambiata. Dopo avergli parlato e apprezzato come merita. Un elemento di valore come lui sarebbe prezioso nella vostra segreteria. Non siete d'accordo? Per me. Bene, allora vogliate provvedere. Venite, Smucker. Altezza, vi sono grato. Ma come ho già detto, vorrei prima completare il mio lavoro a Firenze. Avete altri motivi per tornarvi? No, non ne ho. E allora? Su, andate. E Cameli, accompagnalo anche tu. E dagli una mano finché lui non si sistema qui a Parma. Vorrei un impegno da parte vostra. Disapprovate, eh? Totalmente. Già. E qual è l'impegno? Lasciarmi parlare, fino in fondo. Adesso non si tratta più di ficcarci più o meno il naso in questa vostra faccenda personale. Adesso è mio dovere dirvene tutto quello che ne penso. Parlate. È un atto di accusa il mio. Un delitto di lesa maestà, se volete. Ma me ne assumo la responsabilità e sono pronto a subirne le conseguenze. Finora non ho sentito che chiacchiera. Ah, sì? Ubbidendo a un meschino impulso di gelosia, ricorrendo a un puerile stratagemma per separare quei due giovani, vi state comportando come un uomo qualsiasi e non come un sovrano che siede su un trono traballante con a fianco una nemica invece di un'alleata. Andrea Smucker è un uomo più che stimabile. Ve ne siete reso conto anche voi. E potrebbe assicurare la pace, se non la felicità di una disgraziata ragazza che specialmente adesso rappresenta per voi soltanto la rovina. Se ne è innamorato. Glielo si legge in faccia. E giurerei che la sposerebbe anche se gli confessasse di aspettare un figlio il cui padre dovrà restare per sempre sconosciuto. Così si sistemerebbe tutto. Si salverebbe tutto. E un regnante, come uomo, deve sapersi sacrificare. Un regnante può anche scegliere fra il trono e l'amore. Ma è il caso vostro? Siate sincero con voi stesso. In questo momento non posso. Non mi stimo abbastanza. Quello che vi ho detto non è servito a nulla. Mi avete detto delle cose giustissime. Ma Andrea Smucker resta a Parma. Ward. Nessun rancore. So perché mi avete parlato così. Thank you.
Questo non dovevano farmelo. È una lettera di Andrea. Lo trattengono a Parma come segretario del ministro Pallavicino. Andrea non tornerà. Mi privano del miglior collaboratore che io abbia mai avuto. È proprio nel momento in cui il nostro lavoro stava dando i suoi frutti. Perché non scrivi a Ward? Pallavicino potrebbe cambiare idea. Inutile sperarlo. Ha deciso personalmente il Duca. Però, Andrea, invece di scrivere... Non poteva venire. Se ne scusa. Il permesso che ha chiesto gli è stato rifiutato. Mi dispiace. Mi dispiace davvero molto. Mi ero così abituato ad averlo accanto. Calmo, efficiente, premuroso. Mi ero affezionato a lui. Ecco, questa è la verità. Affezionato. E lui mi ricambiava. Ne sono certo. Confesso di aver persino sperato... Sì, Emma. Se tu ti fossi mostrata meno indifferente verso di lui... Emma! Tuo padre non ti sta dicendo niente di male. E lo sai che anch'io ho nutrito per te la stessa speranza. Oh, viva Dio! Una volta tanto la pensiamo allo stesso modo. Un marito come Andrea... Ci si sposa anche senza amore. È di questo che volete convincermi. Come tutti i giovani, tu confondi l'amore con la passione. L'amore col tempo... Voi ci siete riusciti. Non avrei mai creduto che mia figlia... No, Francesco. Emma non voleva offenderti. Ah, no? Se ci ha detto... Emma ha i nervi a pezzi. L'ho fatta visitare. Il medico consiglia un immediato cambiamento d'aria e un periodo di assoluta tranquillità. La stagione è già buona. Ce ne andremo nel nostro villino a Bagni di Lucca e lì certamente Emma guarirà. Ci dispiace lasciarti solo, ma tu hai i tuoi libri, il tuo lavoro. È un sacrificio necessario. E tu per lei lo farai. Forse non lo merita. È nostra figlia. Emma vuole ringraziarti. Ti rivedrò serena e spensierata, spero. Quando partite? Il più presto possibile. Bene, bene. Io torno intanto al mio lavoro. Rivolgeremo alle persone giuste. E nessuno saprà mai niente. Mamma. Tu non hai cambiato idea, vero? Il bambino deve nascere? Sì, mamma. È la terza lettera che ti scrive. Forse è stato un errore non rispondergli e fargli capire una volta per sempre. Ma quando finirà questa persecuzione? Dovresti trovare la forza di strapparle senza neppure aprirle. Il postino è già passato. Nein, Gräfin Bernard. Scusatemi, contessa. Io non sono più qui in incognito. E non credo che vogliate chiudere l'uscio in faccia al Duca di Parma. Come stai, Emma? Ma perché non ci lasciate in pace? Signora, io sono venuto fin qui per parlare con Emma. E quindi... Venite, Erminia. Erminia? Stiamo recitando come a teatro, siamo persone vere che vogliono risolvere i loro problemi rinunciando a ogni finzione. Su, venite. Vi prego, Cameli non si sognerebbe nemmeno di mancarvi di rispetto.
Ora siete la madre dell'essere che m'è più caro al mondo. Le mie lettere. Non le apri neppure. Sei puerile. Quello che c'è stato fra noi dopo ha fatto diventare bello anche quel momento. Ma è possibile che tu non ti chieda perché sono qui, dopo la tua lettera di addio e le mie senza risposta? Perché mi consideri una cosa tua. Perché devo appartenerti. Già, il mostro di egoismo, il cinico despota che gioca col destino degli altri. Anche tu pensi questo di me? E se io fossi venuto a dirti che sono pronto a rinunciare a tutto per te? Oh, mai lo vorrei, mai! Perché? Dopo mi odieresti. Non potrei mai perdonarmi. Mio padre l'ha fatto. Non per una donna. Perché non amava il potere. Nemmeno io lo amo. Ma non puoi cederlo a nessuno. Devi affidarlo un giorno a tuo figlio. Stai facendo di tutto perché ti voglia più bene di prima. Puoi provarmelo. Ritorna subito a Parma, senza voltarti, come se non mi avessi trovato. Emma. E non tornare più qui. Nemmeno col ricordo. Qui? Dove ti ho conosciuto? E dove nascerà nostro figlio? Pa? Guarda bene, Roberto. Un giorno sarai il comandante dell'esercito ducale e dovrai poter dire a tutti che sei stato tu a scegliere e approvare le nuove uniformi. Nella tenuta ordinaria, prescritta per i normali servigi di presidio e di scorta, le passamanerie sono ridotte al minimo, con bottoni lisci e alamari di stoffa. Mentre in quelle di parata, con guarnizioni ricamate, i bottoni sono dorati con stemma scolpito, oltre alla corazza con sbalzi e rifiniture in argento dorato. Oh, questa poi è l'uniforme di campagna, da usarsi in manovra o in caso di guerra. Guerra? Speriamo di limitarci alle manovre. Non è detto, vero, colonnello Masini? Un po' di lustro militare non ci farebbe male. Posso essere sincero, Altezza? Coraggio, voi non siete un Rousselot. E della vostra sincerità mi fido. Soragna ha ragione. Perché dovremmo fare una guerra e per chi? Per chi potrebbe dircelo il nostro valente ministro degli esteri? E quanto al perché, forse per ricordare a tutti che esiste anche il Ducato di Parma in Europa. E non soltanto come satellite o pedina di scambio nel gioco delle potenze maggiori. Potremmo raggiungere lo scopo anche senza guerra. Se fossimo più indipendenti... Noi... Dovremmo schierarci contro l'Austria per farci ingoiare dal regno sardo spalleggiato dalla Francia? Signori, questa non è una riunione di gabinetto per discutere la nostra politica estera. Roberto è in ritardo di mezz'ora per la sua lezione di religione. Ah, sì? Venite,
Venite, padre Attilio. Potete darci dei buoni consigli anche voi. In fondo pure la tonaca di un gesuita è un uniforme. E di un esercito fin troppo potente. Ma senza orpelli, altezza. E le nostre sole armi? Sono quelle dello spirito e della fede. Volete che non lo sappia? Vieni, Roberto. Papà. Roberto. Vai, Roberto. Riprenderemo domattina. E ci sarai anche tu. Andate. Signori. Ho bisogno di una buona galoppata. Faccio insellare Sant'Elmo Brodick. Brodick. Fra 5 minuti i cavalli saranno pronti. Brodick. Non potrà più tornarci lassù in Scozia. Perché? Anzi, un viaggio adesso. Ma non capisci. Volevo tornarci con lei. Con Emma. Chissà come sta. Si soffre. Volete che... No. Solo informarmi della sua salute. Puoi farlo, a sua insaputa. Ci riuscirò. Sono stanco. Di tutto. Quando si è stanchi di tutto, la realtà diventa nitida e impietosa. Non c'è più la nebbia della speranza ad illuderci. Un esercito di soldatini ridiventa soltanto un gioco e non il puerile ma morboso supporto delle ambizioni guerresche e dei sogni di gloria. Le variopinte uniformi ammuffiranno negli armadi o tutto al più brilleranno nelle parate cittadine davanti agli occhi ironici dei poco fedeli sudditi. Quando si è stanchi di tutto, un collezionista di armi come lo era Carlo può perfino supporre che una preziosa pistola da duello serva anche di strumento per conseguire una soluzione rapida e definitiva dei suoi problemi. E un pensiero del genere, nel momento in cui non si ha più fede nell'avvenire, è una tentazione quasi irresistibile. No. Esci prima di richiuderla. E tu osi? Vogliamo smetterla col rituale. E tu osi i nostri rapporti, anche se sei mio marito e via di seguito. Ho voglia di parlarti. È tutto qui.
Adesso? Sì, adesso, qui. Proprio così. Che cosa leggi? Avrei dovuto immaginarlo. È la mia famiglia che ha fatto grande la Francia. Finché i francesi non se la sono ripresa. Magari con l'aiuto di un avventuriero corso. Un impostore, lo strumento... Non certo della restaurazione borbonica, a giudicare dagli eventi. E suo nipote, il principe Napoleone, l'attuale presidente, ha tutta l'aria di volerlo imitare. Se ti sembra questo il momento di una discussione del genere. Sai, Luisa, io credo di aver intuito la molla segreta delle tue ambizioni. Tu pensi troppo a Maria Luigia. Io? Già, a quello che lei ha fatto qua a Parma. Vuoi diventare più importante di lei. Cancellarne il nome e il ricordo. E io dovrei essere il tuo conte Neipperg. Una specie di principe consort. Impossibile. L'ex imperatrice e Neipperg si amavano. E noi non ci siamo amati. Quando è nato Roberto... E dopo? Quello che mi ha fatto sopportare. Avrei dovuto... Avresti dovuto restarmi amica, almeno questo. Ma tu hai reagito sempre in un solo modo, respingendomi perfino a letto. Se penso a tutti i letti che ti hanno ospitato... Forse perché mi cacciavi dal tuo. Come ti piace mentire. È malafede. Non ti importa nemmeno se non inganni nessuno. Sì, è così. Forse voglio ingannare me stesso. Luisa. Non toccarmi. Se io fossi davvero quell'incosciente, quell'essere assurdo, irrazionale che tu mi credi, e ti dicessi, eccomi qui, sono solo, sto soffrendo. Per un'altra donna. Anche, e per tutto il resto. La gloria militare che non raggiungerò mai, il potere che non mi dà gioia, la gente da cui non riesco a farmi amare. La sfiducia nel mio avvenire personale e nel nostro come duchi di Parma. Se ti dicessi che sto facendo un ultimo pazzo, ridicolo tentativo di ricominciare, in cui per primo non credo, ma che non posso fare a meno di fare, che cosa mi risponderesti? È troppo tardi. Non sapevo più niente di voi. Ogni minuto mi è sembrato un anno intero. Una mattina sono salito sulla corriera come se mi ci portassero di peso. A Firenze vostro padre mi ha indirizzato qui. E al villino vostra madre mi ha detto dove potevo trovarvi. Sì. Adesso lei non viene più al mare. Ha paura del sole. E voi non temete... Ah, per le mie condizioni. No, mi fa bene. Il medico me l'ha consigliato. È strano. Noi due parliamo come se ci fossimo detti tutto l'uno dell'altro. L'abbiamo fatto, senza bisogno di parole. Una storia di tutti i giorni. Una ragazza troppo ingenua che si innamora del suo seduttore. No, una donna sincera e appassionata, vittima di un amore impossibile.
Sapete perché sono qui, vero? Mi volete bene. Purtroppo. Perché purtroppo? Credete che i miei sentimenti possano cambiare? Ma non parliamo di noi. Parliamo del vostro bambino. Che volete fare? Tenervelo accanto senza dargli un nome e una famiglia? Noi viviamo in un mondo in cui certe situazioni provocano solo scandalo e umiliano ingiustamente. E io l'ho vissuta questa storia. Non fate di vostro figlio un bastardo come me. Emma, vi chiedo di sposarmi. Non per pietà, non perché voglio aiutarvi e proteggervi. Perché vi amo. Andrea. Vi ripeto che non lo faccio per bontà o per generosità. Anch'io a modo mio sono egoista. Vi impongo di vivere a fianco di un uomo che non amate. E che forse non amerei mai. Correrò questo rischio. Non mi stancherò di sperare. Ma io appartengo a Carlo. E se lui rinunciasse davvero a voi? Se fosse lui a chiedervelo? Carlo non lo farà mai. Non mi avete risposto. Oh, sì, forse me lo dirà. Ma i suoi occhi mi sfideranno a farlo. Ci sarò io a darvene il coraggio.